Bramante, che ha le chiavi di ogni stanza papale, una sera mi ha condotto in un posto misterioso chiamato Cappella Sistina. Dico misterioso perché il pittore incaricato di dipingerla è quel burbero Michelangelo passato anche da Firenze, che come al solito non vuol far entrare nessuno. Sai che, quando il Papa gli ha chiesto di affrescare il soffitto di quella cappella enorme, lui non è stato felice come lo sono io di lavorare alle stanze della segnatura, ma gli ha detto di no. Infine ha accettato, ma ha fatto prima distruggere il ponteggio progettato proprio dal povero Bramante. E come ci è arrivato lassù in cima, sospeso a 20 metri d'altezza? Ha fatto costruire un nuovo e assurdo ponteggio, su cui noi siamo saliti al buio, con le ginocchia che ci tremavano e le lanterne che, dondolando, illuminavano a tratti l'oscurità. Thank you.